Questa lezione vi parlerò dei tool che possono, e dei programmi chiamati anche app che andranno installati sul vostro cellulare. Nulla di molto pesante e sono abbastanza facili anche da reperire. Allora, come prima cosa avete Google Earth che è presente sia nella sua versione desktop che vi consiglio comunque di scaricare per gestire poi i file che andranno convertiti per ovviamente essere visualizzati su quest'ultimo, ma è facile. Lo si fa direttamente dal programma Little Nub Map. E questa invece è la versione per dispositivi mobili, la trovate praticamente sullo store, sul Play Store, e sul Play Store trovate anche un altro programma che è File Manager, che io lo installai all'epoca, era gratuito, poi è diventato a pagamento, ma non costa tanto, costa mi pare 6 euro, 5-6 euro. Cosa vi serve questo? Questo programma, ora vi faccio vedere le schermate, vi serve perché quando voi scaricate o da internet o dalla vostra mail, ci sono varie cartelle tipo SD card, main storage sarebbe la memoria fisica sul cellulare, e poi vi divide in audio, video. È praticamente comodo perché quando voi dovete gestire i piani di volo per essere visualizzati su Google Earth, praticamente voi dovrete prenderli da questa cartella, entrare dentro, e troverete praticamente, vediamo se c'è, sì, qua vi fa vedere, vabbè, le varie schermate, ma non è molto utile questo. Praticamente dentro quella cartella, la prima cartella, aspetta, vediamo che quante cartelle mette, ok, niente, non ve lo fa vedere. Allora, eccolo qua. Dentro questa cartella qui, Downloads, c'è scritto email, e da lì verranno archiviati tutti i file relativi alle mail. In questo caso il piano di volo sarà in formato KML, mentre il formato che servirà poi per Google, questo qui, sarà KMZ, sono i file che vi consentiranno di vedere gli spazi aerei, e poi vedere anche non solo quelli, tutte le aree proibite, le aree regolamentate, eccetera. Ve lo faccio vedere nel prossimo video, faccio video brevi così almeno li seguite bene. Questo è un altro utilissimo un altro utilissimo programma, un'app, si chiama Traclia, che legge, guarda caso, i file GPX, che sarebbero quelli che genera sempre il programma Little Nub Map. GPX sarebbero i file che vengono originati praticamente per essere visualizzati sui GPS. Questi sono i file, invece, KML e KMZ, che vi permettono con questo di visualizzare su Google Map Pro. Anzi, scusate, Google Earth Pro, siamo più precisi, Google Earth Pro, i file 3D, quindi spazi aerei. Questo invece serve per la rotta. E questo costa, mi pare, 7,5 euro, perché dovete scaricare la versione, quella Pro a pagamento, ma perché così vi consente anche di modificare. Questo voi mi direte che cosa mi serve se tu me lo fai già visualizzare quassù. Se siete nel campo di volo e dovete creare una rotta velocemente, conoscendo delle coordinate o dei punti tipo Ferrara, Rovigo, quindi delle città, mettendo praticamente creando dei waypoint, con questo lo potete fare. Ultima cosa, e prossimo video vedo se mi riesce di connettermi al mio cellulare, ve lo faccio vedere. E questo è importantissimo, è la base. Allora, per connettersi al telefonino o dal telefonino al computer ci sarebbe anche questo programma TeamView, Play Store, ok,
Eccolo qua, anche questo programma, però questo è pesante, è molto pesante, è abbastanza lento, TeamView, e rimane gratuito se si associa a un computer e basta a un device per il controllo remoto e si può fare anche col codice. Quindi non è quello automatico, lo fate col vostro computer, con quello di Ermanno, dell'associazione Il Gabbiano, potete fare col codice, ma questo non vi consiglio. Si proverà a fare concorrimenti anche multipli di più persone con questo qui. Infatti si può generare, vedi, condividi questo schermo, posso generare un codice. Aspettate un secondo, eccolo. E con questo poi chiunque si colleghi, e si può fare anche copia negli appunti, si può collegare o addirittura si può fare il collegamento tra più computer. Questo Google Remote Desktop è praticamente basta andare qui sulla barra, scrivere Google Remote Desktop Chrome. È importante questo perché in pratica è un programmino, è una piccola extension di Chrome. Ok, qui la trovate sul Google Play Store per ovviamente il vostro device e quella per il computer, vedete io ce l'ho già installata, mentre quella per il computer voi dovrete digitare download. Perché ovviamente for Windows, perché se avete Windows, beh, se avete un Mac, vabbè, farete quella per il Mac e cliccate poi su, mi pare sia questa, aspettate un secondo, ok, no, ok, e installarla e a me mi dice che è disponibile perché ovviamente ce l'ho già. Detto questo, la prossima volta vi parlo di Navigraph e pensavo di terminare questa lezione di oggi quando mi collego al mio telefono e quando vi faccio vedere proprio praticamente Google Earth. Allora facciamo così. La prossima volta vi parlo di Navigraph e delle potenzialità generiche che però per chi pilota a livello VDS o eventualmente anche PPL interessa e non interessa, però comunque ci sono delle particolarità che voglio sottolineare. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.